Allora, dimmi, qual è il tuo personaggio preferito di Star Wars? Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now. Tecnicamente, Baby Yoda non è un personaggio di Star Wars. Trovo insopportabile la tua mancanza di fede. Ciao a tutti, io sono Capitan Mimma e benvenuti nel nostro canale YouTube Sharing Game. Pronti per tornare nel fantastico mondo dei Villainous? Oggi vedremo insieme Star Wars Villainous. Star Wars Villainous è un gioco da 2 a 4 giocatori, della durata orientativamente di 20 minuti a giocatore, edito in Italia dalla Ravensburger. In Star Wars Villainous voi impersonerete i panni dei cattivi più iconici del mondo di Star Wars. Sarete Darth Vader, Kylo Ren, Moff Gideon, il generale Grievous o Asajj Ventress. E nei panni di questi cattivi ognuno dovrà realizzare il proprio obiettivo che sarà differente dagli altri. Perché proprio questo è il punto. Star Wars Villainous è un gioco parzialmente asimmetrico in cui i giocatori avranno degli obiettivi completamente diversi dagli altri e anche il loro modo di giocare sarà leggermente diverso tra di loro. Ci sarà infatti chi dovrà catturare un eroe, chi dovrà sconfiggere un certo numero di eroi e rubargli le spade laser o chi dovrà semplicemente passare al lato oscuro. In un divertentissimo gioco di carte che vi farà rivivere l'atmosfera di Star Wars e divertirvi con i vostri amici. Per chi non lo sapesse, Star Wars Villainous deriva da una saga molto famosa e molto fortunata chiamata Disney Villainous. Questa saga, infatti, in cui giocheremo nei panni dei nostri cattivi preferiti, è nata nel mondo della Disney. E di essa ne abbiamo parlato tanto negli ultimi video. Abbiamo fatto una modalità solitaria, abbiamo fatto una sigla, abbiamo fatto una partita e abbiamo anche visto la modalità Marvel Villainous. Ma la domanda che forse vi starete facendo è in cosa differisce questo gioco Star Wars Villainous da Disney Villainous. E se è la domanda che vi state facendo, sappiate che divideremo questo video in due parti. Adesso vediamo insieme le regole e come si gioca a Star Wars Villainous, mentre nella parte dopo vedremo semplicemente quali sono le novità introdotte in Star Wars Villainous. Quindi se volete saltare le regole e andare direttamente a vedere quali sono le differenze tra Disney Villainous e Star Wars Villainous, vi basta semplicemente cliccare il link in descrizione. E per il momento, buona visione! Per una partita a Star Wars Villainous, per prima cosa, prendete la plancia del vostro personaggio e mettete il mazzo fato, cioè quello dal retro bianco, a destra, e il mazzo cattivo a sinistra. Mettete inoltre la vostra pedina sulla vostra immagine e prendete la guida del cattivo, seguendo le istruzioni nel caso ci sia una preparazione speciale. Ogni giocatore pesca quindi 4 carte del suo mazzo cattivi e mettete al centro del tavolo il cavo, con in uno spazio i crediti, in uno l'ambizione e in uno i gettoni più uno meno uno. Date quindi al secondo giocatore un credito e al terzo e quarto giocatore 2 crediti. E la partita può avere inizio. Durante il turno, per prima cosa, il giocatore prenderà dal cavo un segnalino ambizione. Quindi il giocatore dovrà muovere la propria pedina in uno spazio qualsiasi del proprio settore, cioè della propria plancia. Giunto in quel luogo, il giocatore può fare tutte le azioni presenti in quel luogo, potendo farle una volta per ogni simbolo che c'è in quel luogo. L'unico limite è nel caso in cui ci fosse un eroe, che in questo caso bloccherebbe le due azioni sopra, per cui potrete fare solo le due azioni sotto. Le azioni sono ottenere crediti, per cui prenderete immediatamente dal cavo quel numero di segnalini crediti, scartare carte, per cui scarterete dalla vostra mano un numero di carte a vostra scelta. Attenzione, quando le scartate non le potrete riprendere immediatamente, ma le riprenderete solo a fine partita. Giocare una carta dalla vostra mano. E in questo caso bisogna distinguere che tipo di carta giocate. Attenzione, quando giocherete le carte dovrete pagare il loro costo, e per alcune dovrete pagarlo in crediti, per altre in ambizione. I crediti sono rappresentati dai cerchi, l'ambizione dagli esagoni. Ma ricordate che quando farete l'azione giocare una carta, potrete soltanto giocare carte che si pagano con i crediti, poiché per giocare una carta ambizione dovrete fare l'azione ambizione. Per giocare le carte dovrete pagare il loro costo, che sarà in crediti, indicato nella parte in alto a sinistra della carta e con un cerchio. Se giocherete una carta effetto, pagherete il suo costo e scarterete immediatamente quella carta. Le carte condizione invece si giocheranno durante il turno dell'avversario, automaticamente quando si realizzerà la condizione indicata sulla carta. Per giocare un alleato invece dovrete pagare il suo costo, quindi andarlo a posizionare in uno spazio a vostra scelta nella parte in basso, senza coprire le vostre azioni. Il valore in forza degli alleati è indicato nella parte in basso a sinistra e servirà per sconfiggere gli eroi. Se giocherete una carta oggetto, dopo averne pagato il costo, se c'è scritto di assegnarla a un alleato, la assegnerete a un alleato.
mettendola sotto di esso, e da questo momento se l'alleato si muoverà, l'oggetto si muoverà con esso, e se l'alleato verrà sconfitto, l'oggetto verrà sconfitto con esso. Se invece non c'è scritto di assegnarlo un alleato, potrete mettere l'oggetto in qualsiasi spazio come se fosse una creatura a sé. Se giocherete una carta veicolo, dopo averne pagato il costo, posizionatela nello spazio profondo. Quando posizionate un veicolo, esso diventa un nuovo luogo in cui il vostro personaggio potrà andare. Quando nel vostro turno andrete in questo luogo, per prima cosa applicherete gli effetti indicati su questa carta e poi potrete fare le azioni di quel luogo. Ma attenzione! Se in quello stesso luogo ci sarà anche un veicolo eroe, il veicolo eroe ingaggerà il vostro veicolo. Per cui non potrete più fare le azioni di quel luogo, ma potrete attivare soltanto l'abilità. E se nello spazio profondo ci sono soltanto veicoli avversari, in questo caso il vostro limite di carte in mano viene ridotto di uno per ogni veicolo avversario che c'è. Attenzione, ricordate che quando farete l'azione giocare una carta non dovrete per forza giocarla nel luogo in cui siete, ma potrete anche giocarla in qualsiasi altro luogo. L'azione manovra, con cui potrete muovere i vostri alleati in qualsiasi luogo della vostra plancia. Potrete anche muovere i veicoli, e se erano ingaggiati con un veicolo avversario, si liberano. Il che vuol dire che potrete andare in quel luogo e fare tutte le azioni di quel luogo, ma che il limite della vostra mano di carte sarà ridotto di uno a causa del veicolo avversario. Il limite di carte in mano infatti si riduce di uno per ogni veicolo avversario non ingaggiato che c'è sulla vostra plancia. Quando farete l'azione fato, dovrete prendere il mazzo di carte fato del vostro avversario e pescare due carte, scegliendo quindi una da scartare e una da applicare, mettendola sulla plancia del vostro avversario, facendo attenzione a coprire le due azioni nella parte alta, che da questo momento non saranno più disponibili fino a che non si sconfiggerà quell'avversario. Quando vi giocheranno contro una carta restrizione, essa resterà legata al vostro personaggio per tutta la partita e lo seguirà in qualsiasi luogo andrà, applicando i suoi effetti in ogni luogo in cui lui sarà e ogni turno. L'unico modo per liberarsene è applicare quanto dice quella carta per poterla scartare. L'azione scontro. Con l'azione scontro potrete far combattere un vostro alleato e un eroe sulla vostra plancia. Gli eroi devono essere nello stesso luogo del vostro alleato che combatte, e i vostri alleati li sconfiggeranno se hanno una forza pari o superiore a quella dell'eroe, indicata nella parte in basso a sinistra della carta. Terminato lo scontro, scartate l'eroe e il vostro alleato che ha combattuto. Attenzione, potete fare un'azione scontro anche tra veicoli, i quali non hanno forza e automaticamente si elimineranno a vicenda. In un'azione scontro potrete usare anche più alleati per eliminare un eroe. Con l'azione attivare potrete scegliere una carta che è sul campo, che ha sotto di essa il simbolo attivare, e così attivare la sua abilità speciale. E infine l'azione ambizione. Con l'azione ambizione o usate le abilità ambizione indicate nella parte in basso della carta, pagando il relativo costo di ambizione, oppure giocate una carta ambizione pagando il suo costo in ambizione, indicati al centro a sinistra. Attenzione, ricordate, quando andate in un luogo non siete obbligati a fare tutte le azioni di quel luogo, ma le fate solo se volete. Quando avrete fatto tutte le azioni di quel luogo, in questo caso il vostro turno termina e pescherete un numero di carte dal vostro mazzo cattivo fino ad avere il vostro limite massimo di carte, che solitamente è 4. Passate così il turno al vostro avversario e la partita prosegue. E il primo giocatore che realizzerà il proprio obiettivo sarà il vincitore della partita. Ed ecco il momento tanto atteso per vedere quali sono le differenze tra Disney Villainous e Star Wars Villainous. Star Wars Villainous infatti segue le stesse meccaniche, le stesse modalità di Disney Villainous. Il modo di giocare sostanzialmente è quello, perché è una certa asimmetria, ma di per sé il modo di giocare è sempre quello. Le differenze principali infatti saranno sostanzialmente tre. La prima differenza è lo spazio profondo. In Star Wars Villainous infatti ci sarà un nuovo luogo, diciamo, che è lo spazio profondo. È un luogo nuovo in cui voi giocherete delle carte veicolo e quando andrete in questi luoghi attiverete l'abilità speciale di quel veicolo e soprattutto potrete fare le azioni di quel veicolo, diventando a tutti gli effetti un luogo nuovo. Quindi invece di avere soltanto 4 luoghi nel vostro reame, così ne avrete 5 e il quinto luogo sarà sempre variabile, perché varierà di partita a partita, perché se in una partita giocherete un veicolo potrete fare certe azioni, se ne giocherete un altro farete delle azioni diverse. Ma attenzione, perché non è tutto oro quel che luccica, infatti anche gli avversari vi potranno giocare dei veicoli in quei luoghi, mettendovi i bastoni tra le ruote. I veicoli si ingaggeranno tra di loro e quindi se andrete in quel luogo non potrete fare le azioni di quel luogo. Tuttavia potrete disingaggiarvi, potrete scontrarvi tra veicoli e così liberarvi e ottenere di nuovo il possesso di quel luogo. Ma il rovescio più grande di questa medaglia è che se per caso gli avversari giocheranno prima di voi i veicoli in quel luogo, la vostra mano di carte si ridurrà. Per ogni veicolo infatti che ci starà che non è ingaggiato, la vostra mano si ridurrà di uno. E questo potrebbe esservi veramente problematico, con questa sorta di luogo che varierà di volta in volta, ma che potrebbe quindi anche rivoltarsi contro di voi.
L'altra grande novità sono i gettoni ambizione. Infatti in Disney Villainous ci sono soltanto i gettoni potere. Con i gettoni potere voi potete giocare carte, attivare gli effetti, fare tutte quante le varie cose. Invece in Star Wars Villainous, oltre ai gettoni potere, che qua sono chiamati gettoni crediti, ci saranno anche i gettoni ambizioni. Infatti quando giocherete le carte, alcune le pagherete in crediti, mentre altre le pagherete con l'ambizione. Quindi ci saranno due monete di scambio. Qual è il problema? È che quando voi farete le azioni nel vostro luogo, voi non otterrete ambizione. L'unica cosa che potrete ottenere saranno i crediti. Quindi i crediti resteranno la vera valuta del gioco, usata principalmente per giocare carte e attivare effetti. Ma ci saranno alcune carte, e saranno tantissime carte, che si attiveranno soltanto con l'ambizione. È vero, ogni turno otterrete un gettone ambizione gratis, ma gli altri modi per ottenere gettoni ambizione saranno un po' difficilotti. Dovrete infatti attivare degli effetti speciali, come eliminare alleati o andare su un certo veicolo. Bellina questa idea di introdurre quest'altra moneta del gioco, ma fate attenzione a non confondere, perché possono essere simili i crediti e gli ambizione. Ricordate che i crediti sono tondi e l'ambizione è esagonale. L'ultima novità di Star Wars Villainous sono le carte restrizione. Alcuni cattivi infatti avranno delle carte restrizione che non verranno mai eliminate completamente dal gioco, che una volta giocate resteranno fisse addosso al cattivo. E il cattivo in qualunque luogo andrà dovrà sempre applicare gli effetti di queste carte restrizione. L'unico modo per liberarsi sarà fare quello che gli dice espressamente la carta. Altrimenti in qualsiasi luogo andrà si troverà contro gli effetti di queste carte restrizione. E questo è il video tutorial con le principali novità di Star Wars Villainous, un gioco bello le cui meccaniche ci hanno fatto innamorare, partendo da Disney Villainous fino a Marvel Villainous, per arrivare adesso in quest'altro universo. Non vedevamo l'ora assolutamente di vederlo, da fan della saga. Un gioco che, nonostante mantiene le stesse meccaniche e la stessa modalità di gioco di Disney Villainous, introduce quei giusti elementi per variare un pochettino le cose rispetto al suo antecedente. Sicuramente consigliato per i fan di Star Wars, magari perché no anche come regalo di Natale, e consigliato anche per tutti i fan di Disney Villainous. Magari la simmetria dei personaggi poteva essere fatta in maniera ancora più evidente, viste tutte le espansioni di Disney Villainous, per cui i personaggi veramente sono diventati qualcosa di diversissimo tra di loro, ma sempre piacevole, con quelle pedine che sono veramente un bellissimo colpo d'occhio, stupendo, stupendo, stupendo. E questo è il video tutorial di Star Wars Villainous. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube Sharing Game, attivate la campanella per sapere quando faremo un nuovo video e condividete, condividete, condividete sempre più. Ciao a tutti da Capitan Mimmo e che la forza sia con voi!